Buonasera e benvenuti nella seconda edizione del TG6. In primo piano ovviamente c'è il sisma del centro Italia. Si terranno domani pomeriggio alle ore 18 ad Amatrice i funerali delle vittime del terremoto che ha devastato la cittadina e il centro Italia lo scorso 24 agosto. In un primo tempo si era ipotizzato che i funerali si tenessero a Rieti sempre domani e non ad Amatrice. Un'ipotesi che aveva fatto esplodere la protesta tra gli sfollati. Noi a Rieti non ci veniamo, ridateci i nostri morti, avevano detto appunto gli sfollati. Dopo un colloquio telefonico con il Premier, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi ha fatto sapere che non ci sarà la cerimonia a Rieti, ma i funerali si faranno ad Amatrice. Questo è il tweet del Premier Matteo Renzi che dice: i funerali delle vittime del terremoto si terranno ad Amatrice, come chiedono il sindaco e la comunità locale, e come è giusto. Sarebbe peraltro imminente il trasferimento ad Amatrice di 78 salme delle vittime del sisma di Amatrice e di Accumoli. Le salme erano già state portate dai due paesi a Rieti proprio per le esequie che in un primo momento avrebbero dovuto svolgersi all'aeroporto Ciuffelli. Altre 74 salme invece sono state già riconsegnate alle famiglie che hanno chiesto il nulla osta di sepoltura e la possibilità di celebrare funzioni religiose. Poi sul fronte delle inchieste penali la Procura di Rieti valuterà l'apertura di un fascicolo di indagine sull'uso di fondi pubblici destinati alla messa in sicurezza e a norma di edifici crollati nel disastroso terremoto che appunto ha colpito in particolare Amatrice ma anche Accumoli. Le vittime accertate finora sono invece 292 con le due estratte oggi proprio dalle macerie di Amatrice. È il bilancio del capo della Dicomac della Protezione Civile Titti Postiglione. In dettaglio i morti sono 231 ad Amatrice, 11 ad Accumoli, 50 ad Arquata. Gli assistiti nelle tende sono circa 2.900, mentre sui dispersi la Protezione Civile non dà cifre e resta ai 10 indicati dal sindaco di Amatrice. Poi ancora ammonta a 378 il numero totale di pazienti gestiti dal sistema sanitario regionale e di questi 270 sono stati trattati nell'ospedale dell'Ellis di Rieti e 108 negli ospedali della capitale. Dei 378 pazienti ad oggi risultano 77 ancora ricoverati, 37 presso il dell'Ellis, 40 presso gli ospedali della capitale. Lo comunica in una nota la Regione Lazio tracciando un bilancio sui soccorsi per l'emergenza terremoto. E poi un'altra notizia: nella zona di Accumoli il suolo si è spostato lateralmente di 16 cm, lo indicano i dati dei satelliti Sentinel-1A e Sentinel-1B che fanno parte del programma Copernicus dell'Agenzia Spaziale Europea, analizzati poi dall'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il nuovo movimento osservato dai satelliti si somma all'abbassamento del suolo di 20 cm rilevato ieri nella stessa area colpita dal terremoto del 24 agosto. Ed ora occupiamoci delle conseguenze del sisma all'interno del territorio regionale. Il sindaco di Crognaleto, in provincia di Teramo, Giuseppe D'Alonso, ha ordinato questa mattina l'evacuazione dell'abitato nella parte orientale del paese per la minaccia incombente di crollo di una vasta porzione di costone di roccia. Sono stati i vigili del fuoco di Teramo, a seguito di un ulteriore sopralluogo, dopo le recenti forti scosse dello sciame sismico, a sollecitare il provvedimento. Il comune ha organizzato l'evacuazione di circa 50 abitazioni e di 16 residenti. Vediamo. Sindaco, problematiche post terremoto che ha colpito Rieti anche qui a Crognaleto, cosa accade? Sì, è ovvio, il mio territorio è una distanza molto vicina sia ad Amatrice, dove il primo pensiero è quello dell'intero comune di Crognaleto, e poi ad Accumoli. Certamente che insomma il fenomeno ha interessato di nuovo il nostro territorio. Nella fattispecie siamo a Crognaleto, in un paese dove c'è un costone di rocce diciamo sul lato della Madonna della Tibia, un
un sito di culto molto importante che ha dimostrato qualche cedimento a seguito del sisma. C'è stato un sopralluogo di tecnici dei Vigili del Fuoco che hanno riscontrato il distacco di alcuni massi nella giornata di ieri. Questa mattina sul tavolo ha avuto la comunicazione ufficiale dove, alla luce insomma, di questo sciame sismico, alla luce di quanto ha detto la Commissione Grandi Rischi, cioè la possibilità di un'ulteriore tensione del territorio a seguito dell'attivazione della faglia dei Monti della Laga, abbiamo ritenuto con l'esecutivo, con l'intera amministrazione, di fare lo sgombero. È un termine che è antipatico, che io insomma vorrei evitare, ma insomma quando occorre occorre, lo sgombero del paese di Crognaleto. Una parte del paese è interessata alla caduta di questi massi e noi abbiamo ritenuto opportuno, sentito anche il prefetto, sentito la protezione civile, la sala operativa, di mettere in sicurezza il paese. I massi sono stati messi in sicurezza intanto o non c'è la possibilità di fare questo lavoro, questo intervento? Nella prima fase, va ringraziato il Corpo dei Vigili del Fuoco, hanno messo in sicurezza quei massi distaccati di piccola entità per evitare che andassero a finire a ruzzolare verso l'abitato. Adesso ci sono delle situazioni, come devo dire, che si evidenziano, che probabilmente sono in fase di distacco. Insomma, l'azione tellurica non è, che si dica, individuabile e quantificabile. A scanso di spiacevoli equivoci, insomma, è meglio che mettiamo in sicurezza il paese. Quante persone, quanti abitanti di Crognaleto sono interessati a questa evacuazione? Ma il paese nel suo complesso nel periodo estivo è pieno di gente. Adesso siamo nella fase, come devo dire, terminale, anche perché il fenomeno del sisma ha provocato lo spopolamento di questi territori. Io sono qui nel paese insieme alla mia amministrazione per parlare con la gente e dire loro qual è la situazione. Fare lo sgombero, dire alle persone di lasciare la propria abitazione non è bella cosa. Siamo qui, ci saranno a dir poco 15-20 persone, adesso stiamo proprio contattandole direttamente per invitarle, perché poi è ovvio che diventa imperativo, diciamo, l'ordinanza imperativa, l'ordinanza del sindaco, che ecco, sto rientrando in comune dove ho un briefing, un'unità di crisi con i carabinieri, forestali, polizia municipale, protezione civile, per appunto impastire l'ordinanza e poi l'ottemperanza dell'ordinanza. Chiuderemo il paese facendo salvaguardia dei beni, quindi a presidio metteremo chi di competenza e poi inviteremo gli organi competenti per fare una valutazione puntuale e precisa sul da farsi sul costone di Crognaleto. Siamo in collegamento telefonico con il sismologo dell'INGV Paolo Messina. Buonasera Messina. Buonasera, no, sono del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Consiglio Nazionale delle Ricerche, direttore IGAG, giusto? Esatto, sì, geologo. Perfetto, ha ascoltato immagino anche una parte delle dichiarazioni del sindaco di Crognaleto. Queste sono ulteriori minacce che possono portare eventuali nuove scosse sismiche. Io adesso non conosco il caso specifico di Crognaleto, però se il sindaco, come ho sentito dalle ultime battute, perché non ho sentito tutta l'intervista, si è interfacciato con la protezione civile e la protezione civile ha dato l'ok, credo che sia una decisione saggia, perché è evidente che altre scosse ci saranno. Lo sciame sismico o la situazione, diciamo, geologica lì è ancora abbastanza complessa, quindi è giusto che se ci sono delle abitazioni a rischio che venga evacuata la popolazione. Ecco, non è possibile fare previsioni, questo ormai lo abbiamo appreso, lo abbiamo imparato anche da altre esperienze, ma cosa possiamo dire su questo sciame sismico che ovviamente non si arresta? No, ci basiamo sull'esperienza dei terremoti passati, quelli tipici dell'Appennino centrale, quindi anche quello abruzzese, e diciamo le scosse possono continuare per settimane ancora, anche di magnitudo importante, però previsioni ovviamente, come giustamente lei ha detto, non se ne possono fare e quindi aspettiamo gli eventi per il momento. Ecco, circa la situazione delle faglie, in Abruzzo si è parlato in particolare del territorio Peligno, di una faglia che si starebbe attivando. Anche sotto questo profilo, cosa possiamo dire?
No, il fatto che c'è qualcuno che dice che le faglie si stanno per attivare sono delle sciocchezze perché noi ormai conosciamo, noi geologi degli istituti di ricerca, CNR e quant'altro, conosciamo la situazione delle faglie attive, in particolare in Abruzzo, conosciamo anche le magnitudo attese dalle singole faglie. Però dire che si sta per attivare, eccetera, sono veramente delle sciocchezze che non fanno altro che creare agitazione nella popolazione, in quanto poi non ci sono i mezzi per poter dire una cosa del genere. Senta, quindi rispetto alle entità e alle magnitudo rilevate all'interno di questo sciame sismico che si susegue dalla notte tra il 23 e il 24 agosto, diciamo che tutto prosegue in base a quelle che sono le esperienze precedenti o avete rilevato delle anomalie? No, è esattamente quello che ci si aspetta da queste faglie. Sono ormai conosciute la faglia del Monte Vettore, la faglia dei Monti della Laga, le faglie di Norcia, quindi è una situazione già conosciuta, le magnitudo attese sono poi quelle che si sono effettivamente verificate, quindi diciamo che rientra nelle conoscenze della tettonica attiva, quindi diciamo delle faglie sismogeniche, quelle che poi provocano i terremoti, e rispecchia esattamente le conoscenze che il mondo scientifico già aveva. Perfetto, grazie al direttore del CNR IGAG Paolo Messina, grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata a Paolo Messina. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Prosegue l'impegno della Regione Abruzzo nel soccorso alle vicine popolazioni terremotate. La Protezione Civile regionale ora gestisce anche un secondo campo di accoglienza. In totale possono essere ospitati circa 300 sfollati. Assessore, all'inizio di questa settimana, insomma dopo il sisma, qual è la situazione all'interno dei campi allestiti dalla Regione Abruzzo? Siamo ad Accumulo, fra breve partirò per Accumulo per vedere come è stato allestito il secondo campo, in località a fronte del campo abbiamo allestito un secondo campo, complessivamente riusciamo ad ospitare circa 350 sfollati, una capacità di 350 posti letto ad esclusione dei posti per i nostri volontari. Siamo lì con un centinaio di volontari, con l'intera colonna mobile che insomma consta di due cucine da campo. Abbiamo nel primo giorno, i primi due giorni, fornito qualcosa come 900 pasti fra giorno e sera, e 5 gruppi servizi igienici, di cui uno abilitato per portatori di handicap, 3 gruppi docce, 3 gruppi elettrogeni, 2 torri faro, una unità operativa che funge proprio da sala operativa mobile, una unità logistica, un container in cui ci sono tutte le attrezzature per l'attività amministrativa, e 2 mezzi con un bobcat e una terra gommata per rendere operative nel più breve tempo possibile i campi. Assessore, come proseguirà l'impegno della Regione? Beh, intanto per ora stiamo continuando questa attività dell'alloggiamento delle persone e credo che per la prossima settimana si intensificherà l'impegno su questa attività. Dall'altra settimana invece cominceremo con tutte quelle attività collaterali. Abbiamo avuto a tal riguardo già la disponibilità di alcuni settori professionali importanti come i psicologi, oggi ho ricevuto la telefonata del Presidente del CONI, di tutto ciò che riguarda la vita di comunità, che ovviamente in queste situazioni vengono affrontate nel periodo immediatamente successivo a quello dell'allestimento dei campi. Il presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, insieme con il coordinamento italiano dei Corecom e con l'Agicom, in queste ore stanno interloquendo con gli operatori telefonici delle telecomunicazioni per accertare la piena funzionalità degli apparati e per agevolare i soccorsi e la popolazione colpita. In particolare TIM, altri gestori stanno valutando iniziative analoghe per agevolare la clientela nelle zone interessate
interessate. Il Corecom appunto ha sospeso la scadenza delle bollette, bloccato ogni azione della gestione del credito, provveduto ad accreditare gratuitamente un credito di 10 euro e di 2 GB di traffico dati sulle utenze cellulari per i clienti residenti nei comuni più colpiti dal drammatico evento. E poi ancora Wind ha annunciato l'accredito di un bonus di traffico telefonico gratuito e la sospensione delle attività di gestione del credito. Inoltre il Corecom Abruzzo informa che i fondi raccolti per mezzo del numero 45500 saranno gestiti dagli operatori Team Vodafone, Wind 3, Fastweb, Copvoce e Infostrada senza alcuna commissione e rigirati al Dipartimento della Protezione Civile che provvederà a destinarle alle regioni colpite dal sisma. Il plesso scolastico della San Giorgio di Teramo è a rischio, lo denuncia carte alla mano un geometra e cittadino teramano. Vediamo il motivo. Preoccupazione per le scuole senza certificati di legge, preoccupazione da parte di un padre, da parte di un tecnico anche, perché? Sì, perché praticamente tutti gli eventi sismici accaduti nell'ultimo decennio provocano preoccupazione. D'altronde io poi, lavorando sul campo, sono stato ancora più investito da queste problematiche che mi hanno, diciamo così, adesso da poco, da 9 anni sono genitore, quindi mi hanno creato questo disagio, questa preoccupazione, anche perché appunto vedendo i disastri che avvengono, quindi si corre sempre a dover riparare, piangere i morti, a dover ricostruire cose che cadono semplicemente perché la vulnerabilità degli edifici è grandissima. E questa cosa mi destabilizza da genitore. Ecco, lei si è informato sicuramente in questi ultimi giorni e che cosa ha rilevato? Niente, io in particolare la perplessità mi è nata per la scuola di mia figlia, la San Giorgio, che praticamente c'è un certificato di collaudo statico fatto nel 1968, perché appunto qualche anno fa, cioè esattamente nel 2005, insieme ad altri una ventina di tecnici per il Comune di Teramo eseguimmo delle rilevazioni di tutte le scuole del territorio comunale e appunto rilevammo questa grossa carenza soprattutto strutturale, poi oltre anche alla carenza degli impianti tecnologici, dell'antincendio eccetera. Adesso io nello specifico non so il Comune di Teramo se abbia provveduto eccetera, ma sicuramente da quello che ho potuto vedere anche dall'esterno, perché un intervento di miglioramento sismico dall'esterno si nota anche, soprattutto perché la presenza di trattenute da catene o comunque anche cantieri, impalcature, quindi da quello che ho potuto vedere, la mia esperienza, non credo siano state fatte grosse opere nelle scuole dal punto di vista strutturale. Al termine della prima fase di ricognizione degli eventuali danni causati dal sisma, svolta dagli uffici tecnici del Comune di Teramo e dai Vigili del Fuoco, questa mattina sono pervenuti in municipio i primi verbali di inagibilità totale che interessano 6 abitazioni che insistono sul territorio comunale appunto di Teramo. Stante la necessità e l'urgenza di garantire alle famiglie interessate l'autonoma sistemazione, sentite le autorità competenti, in particolare il Presidente della Regione, il Prefetto, il Responsabile Regionale della Protezione Civile, il Sindaco di Teramo ha disposto l'apertura del COC, il Centro Operativo Comunale, condizione necessaria affinché si possa dare seguito alle procedure amministrative che sono relative all'autonoma sistemazione e con sede, il COC appunto, presso il Comando di Polizia Municipale, operativo 24 ore su 24 anche con l'ausilio del personale di protezione civile. E ora cambiamo pagina. Le associazioni ambientaliste hanno presentato delle osservazioni contrarie al progetto della CMI per l'estrazione di gas nella zona del lago di Bomba. Anche la Regione Abruzzo è pronta a dare battaglia.
Ripresentare lo stesso progetto è un affronto allo Stato e ai cittadini, così le associazioni ambientaliste espongono le loro osservazioni in opposizione al progetto della CMI Energia per la coltivazione del giacimento di gas naturale Colle Santo, che ricade nell'area del lago di Bomba in provincia di Chieti. 3.700 km² di estensione e circa 60 volte la quantità di acqua presente nel lago artificiale di Bomba. Un progetto questo già bocciato alla Forest Oil dal Consiglio di Stato dopo una lunga battaglia legale. Oggi la nuova richiesta da parte di un'altra società, stesso progetto, stesse preoccupazioni per ambiente e popolazioni che vivono in quei luoghi altamente fragili. Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, che è inequivocabile sulla non sicurezza dell'impianto, noi come Lega Ambiente, WWF, gestione partecipata del territorio, ci siamo avvalsi di un gruppo scientifico di tutto riguardo, con 4 geologi, un fisico, un chimico, 2 medici ricercatori e 2 biologi. Si è ristudiato nuovamente il progetto e nuovamente abbiamo dimostrato anche in maniera scientifica che non è cambiato nulla dal primo. Le perplessità degli ambientalisti sono le stesse della Regione Abruzzo, rappresentata dal sottosegretario alla Presidenza Mario Mazzocca, che ha annunciato la richiesta di un'inchiesta pubblica presso il Ministero dell'Ambiente, il controllo ed eventualmente la revoca del permesso di ricerca. Quali rischi comporta questo progetto? Il rischio principale di questo progetto è il crollo della diga e l'attivazione di frane a seguito dell'estrazione del gas e del possibile fenomeno della subsidenza. Oltre alla presentazione delle osservazioni abbiamo annunciato 2 atti molto importanti, che sono una diffida al Ministero dell'Ambiente affinché non dia parere favorevole su questo progetto e una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché venga definitivamente ritirato questo permesso di ricerca e si ponga una parola fine definitiva allo sfruttamento del giacimento di gas di Bomba. Si è aperta ieri l'edizione 2016 della Perdonanza Celestiniana, peraltro vi abbiamo proposto in diretta nel tardo pomeriggio la manifestazione, una edizione fortemente influenzata dalle vicende del post-sisma che ha interessato il centro Italia. Un ulteriore tuffo nel passato, indietro di 7 anni. Alle immagini arrivate dalle zone colpite dal sisma e le scosse percepite dal 24 agosto in poi, nei cuori degli aquilani un ulteriore colpo ha fatto tornare alla mente ricordi e sensazioni legate al post-terremoto 2009. È quello legato al corteo storico della Perdonanza, che ieri si è svolto in forma estremamente ridotta per rispetto delle quasi 300 vittime del sisma che ha devastato il centro Italia. Ridotta anche la presenza dei cittadini che hanno seguito il corteo e poi la messa e il rito dell'apertura della Porta Santa. Poco più di 3.000 persone contro le quasi 15.000 dell'anno passato. Ad influire sicuramente anche le polemiche dei giorni scorsi tra prefetto e sindaco dell'Aquila sulla sicurezza del centro storico, che ha segnato profondamente i rapporti tra le due istituzioni. A portare la bolla del perdono emessa da Papa Celestino V, la dama Eleonora Ciocca, accompagnato dal giovane signore Ferdinando Carluccio, entrambi preceduti dalla dama della Croce Francesca Pancella. La Porta Santa della Basilica di Collemaggio, attualmente in ricostruzione, è stata aperta dal cardinale Edoardo Menichelli, rappresentante della Santa Sede, e potrà essere attraversata fino a questa sera. Ridotta all'osso la parte storica del corteo, così come quella civile, anche se rispetto alle premesse iniziali, più di qualcuno tra consiglieri, assessori e rappresentanti delle circoscrizioni ha chiesto e ottenuto di sfilare. Per questo il vice sindaco dell'Aquila, Nicola Trifuoggi, ha atteso l'arrivo della bolla, seduto nella platea di sedie posizionate sul prato antistante la Basilica di Collemaggio. «Non ho sfilato», ha spiegato Trifuoggi, «perché ritengo che in una circostanza come questa era necessario, come tra l'altro era stato deciso, che il corteo fosse sobrio e il più possibile limitato, per cui penso che l'amministrazione comunale sarebbe stata adeguatamente rappresentata dal gonfalone di stato a lutto, dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale. Il resto, ha concluso Trifuoggi, mi è parso una forma di esibizionismo che, personalmente, ritengo deprecabile». E parliamo ancora di perdonanza con il prossimo servizio, con alcuni contributi raccolti dal nostro Giorgio Alessandri. Un corteo in forma sommessa, ma lo spirito del messaggio celestiniano di perdono e fratellanza ha riecheggiato in maniera, se possibile, ancora più fragorosa.
L'edizione 2016 della perdonanza verrà ricordata come quella del lutto e della vicinanza con le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. L'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, ricorda a tutti quale deve essere lo spirito con cui i fedeli devono approcciarsi al primo giubileo della storia. Il messaggio di Celestino sta nello spalancare il nostro cuore al perdono, e il perdono rende transitabili le vie del rapporto interpersonale, quindi del dialogo, del confronto costruttivo, perché dove cadono le frane dei conflitti, dei rancori, lì non si è più capaci di incontrarsi. Silenzio e rispetto hanno contrassegnato il passaggio del corteo della bolla. Il pensiero di partecipanti e tutti coloro che hanno assistito al passaggio della Dama era rivolto alle popolazioni di Amatrice e tutti i comuni e frazioni devastate dal sisma del 24 agosto scorso. Questo è un corteo listato al lutto, è il dolore di una città che attraverso la municipalità e attraverso anche le sue rappresentanze storiche e istituzionali viene manifestato in forma commossa e sommessa anche. Quindi un corteo che in maniera del tutto silenziosa, con i gonfaloni listati al lutto appunto, raggiunge la Basilica di Santa Maria di Collemaggio per dar luogo a quello che è l'appuntamento annuale del Giubileo Aquilano. È un po' come quello del 2009, è stata un'edizione, noi abbiamo fatto tutte, l'Aquila ha sempre fatto in tempo di pace, in tempo di guerra, in tempo di assedio, in tempo di terremoto, ha fatto anche oggi che siamo avvolti nel dolore, a 50 km da qui si stanno ancora scavando fra le macerie, per un avvenimento, per una tragedia identica alla nostra che ha riaperto la nostra ferita, io l'ho sentito durante il corteo. Nel 2009 le persone piangevano durante il corteo perché si riconoscevano e così via. Adesso c'è una mestizia terribile, proprio si respira questa cosa. Prosegue la polemica a Pescara per il taglio degli alberi in città. Questa mattina erano previsti, nella giornata di avvio del progetto, lavori su un pioppo che si trova in via Rigopiano, in zona ospedale, che rappresenterebbe un pericolo per la sua stabilità. All'avvio del taglio è scoppiata la protesta degli ambientalisti con una violenta discussione tra alcuni residenti favorevoli al taglio della pianta. Vediamo. È stato scontro tra residenti ed ambientalisti durante le operazioni di taglio del primo dei 121 alberi da abbattere a Pescara. In via Rigopiano, sit-in degli ambientalisti che da giorni contestano il piano di abbattimento degli alberi malati programmato dal comune. A favore invece i residenti della zona, che parlano di pericolo per l'incolumità delle persone e di svariati interventi da parte dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli alberi. Sì, sono pericolose, sono marce, si vedono. Ogni tanto si stacca un ramo. Noi abbiamo il garage qui che usciamo e... Uno di questi rami è caduto proprio qui. Ma guarda, eccolo qua dove sta il ramo, guardate la ringhiera. Se è una cosa normale, non lo so. Quindi è un intervento che voi aspettavate questo? Pure 20 giorni fa sono arrivati i vigili che sono venuti a tagliare un ramo che era pericolante, se ne sono accorti, meno male. E noi siamo favorevoli, ma perché... Non è perché noi siamo contro le piante, cioè abbiamo un barco qui dietro, lo vedete, però queste piante qua, guarda là sopra, sono proprio marce. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste questa mattina hanno abbracciato l'albero, un pioppo, in segno di protesta e poi hanno anche indirizzato attraverso posta elettronica certificata una richiesta urgente al sindaco Marco Alessandrini e al suo vice Enzo Del Vecchio, nella quale si chiede l'immediata sospensione dei lavori di abbattimento degli alberi e un incontro altrettanto urgente per discutere la questione. Ma perché riteniamo che questo progetto del comune sia assolutamente carente e sommario. Si sta decidendo di abbattere 139 alberi in agosto con un decreto di somma urgenza che è veramente molto dubbio, perché la relazione, l'affidamento del lavoro al consulente Rabottini per valutare il rischio di stabilità delle piante risale addirittura al 1° settembre del 2015.
Abbiamo chiesto su alcuni alberi, soprattutto i pini d'Aleppo e anche altri alberi storici, di fare un approfondimento strumentale. Esistono le prove di stabilità, esiste il termografo. Dopodiché, se l'albero non è stabile, viene verificato, noi siamo i primi a dire si abbatte. Si chiama Penne alla Matriciana, l'iniziativa che prenderà corpo domani sera proprio a Penne, in provincia di Pescara. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla cittadinanza di Amatrice colpita dal sisma. Lo scorso 24 agosto un grave terremoto ha colpito alcune aree del centro Italia, tra queste Amatrice, la patria natia della famosa pasta alla matriciana. Gli abruzzesi hanno colto l'occasione per dedicargli alcune iniziative, tra queste una cena a base della famosa pasta organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Penne 1920. Siamo qui con il presidente. Da che cosa vi è nata l'idea? Avevamo in mente di fare qualcosa nel nostro piccolo per aiutare la popolazione, sicuramente Non aiuterà ad alleviare tutti i dolori e le pene che stanno soffrendo, però ci piace pensare che se in Italia, in ogni paese si facesse una manifestazione del genere, forse il contributo sarebbe tale da poter dare qualche speranza in più, in modo da vedere il futuro un po' più roseo. Il maggior aiuto è arrivato dal comune di Penne per, diciamo così, la parte organizzativa, quindi a livello di permessi e quant'altro. Un aiuto importante è arrivato anche dalla Vestina Gas, che ha coperto quasi il 90% delle spese delle materie prime, i bar naturalmente della piazza Luca da Penne, tutte le attività di Penne senza lasciare nessuno, ma soprattutto anche dalle tantissime associazioni e anche cittadini e sportivi del comune di Penne. Penne non poteva fare altro che accogliere questa manifestazione di Penne alla Matriciana, una serata tutta dedicata ai terremotati. La Confederazione dei Pasticceri Italiani si sta muovendo anche dal punto di vista extra regionale, quindi saremo presenti ad Ascoli nella terza settimana di settembre con una manifestazione parallela, e nonché stiamo insieme alla Federazione Italiana Cuochi allestendo un campo base da Matrice dove ci occuperemo dei pasti da destinare ai terremotati durante questa emergenza. Tutto il denaro che verrà raccolto sarà devoluto all'amministrazione comunale e verrà mediante un assegno consegnato al sindaco della città di Amatrice. Dove aspettate tutti i cittadini di Penne? Ci vedremo domani sera in piazza Luca da Penne. Io spero che ci siano tutti i cittadini di Penne, ma non solo i pennesi, anche i cittadini delle città vicine. Restiamo in zona, ci spostiamo a Loreto Aprutino, grande successo per la manifestazione Sbicchierando nel Borgo che ha chiuso ieri sera i battenti e l'evento ha ricordato nel migliore dei modi la figura del giornalista e nostro collega Antonio Recanati, prematuramente scomparso alcuni mesi fa. Ha chiuso ieri sera i battenti Sbicchierando nel Borgo, la manifestazione che a Loreto Aprutino ha inteso ricordare il giornalista Antonio Recanati, prematuramente scomparso lo scorso mese di marzo. Successo di pubblico al di là di ogni più rosea aspettativa, che ha gratificato gli sforzi dei familiari di Antonio, la moglie Maria Rita, i figli Stefano e Daniel e in generale della testata Vestina News Web TV di Gaetano Tereo, della quale Antonio faceva parte. La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino e il patrocinio della provincia di Pescara e del comune di Loreto. Parte del ricavato della manifestazione sarà donato in favore della frazione di Pescara del Tronto, distrutta dal sisma del centro Italia della scorsa settimana. La Tre Giorni Loretese ha visto l'apertura di stand enogastronomici con la possibilità di degustare vini di numerose cantine che hanno aderito all'iniziativa. Zaccagnini, Bosco, Chiusa Grande, Marchesi De Cordano, Talamonti, Galasso, Contessa, Tollo, Dora Sarchese e De Melis. Sbicchierando ha dato vita anche al primo premio giornalistico Antonio Recanati, che venerdì sera ha visto la premiazione di Franco Farias, Enrico Rocchi, Paolo Castignani e Pasquale Tritapepe. Sabato e domenica momenti di dibattito con due convegni, Loreto Terra da Mare, il sogno di Antonio Recanati, dove con esperti sono stati affrontati i temi di due eccellenze enogastronomiche locali come l'olio e il vino. Domenica il secondo convegno, Abruzzo Terra da Mare, la realizzazione di un sogno, con gli interventi di Nicola Dauria del Movimento per il Turismo del Vino e Leonardo Seghetti, esperto di trasformazione di prodotti agroalimentari. Non sono mancati infine momenti di intrattenimento musicale con l'Internazionale Vestina e l'esibizione dei Prendila Così, cover band di Lucio Battisti.
E ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Serie A e di Pescara. Un Pescara ieri sera bello ma sprecone, che esce sconfitto dalla prima trasferta stagionale, quella del Mapei Stadium di Reggio Emilia, al cospetto del Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Gli emiliani vincono 2-1, Pescara in gol con Manai che subito dopo la marcatura si divora il potenziale 2-2. Un Pescara sciupone nel primo tempo, perde al Mapei Stadium di Reggio Emilia per 2-1 con un Sassuolo cinico e bravo a sfruttare le poche occasioni create, al cospetto di una squadra, quella abruzzese, che è stata tanto bella quanto un po' leggera e sprecona in avanti. Il Pescara esce comunque a testa altissima dal campo degli emiliani e con la consapevolezza di poter dire la sua in un campionato molto difficile. Si comincia in una serata caldissima e con 8.000 spettatori sugli spalti, fra cui un migliaio di cuori biancazzurri. Oddo propone il Pescara di domenica scorsa con l'unica variante di Campagnaro al centro della difesa al posto di Coda, infortunato. I neroverdi emiliani, reduci dal pareggio con la Stella Rossa di Belgrado, propongono il solito 4-3-3 in cui dal primo minuto c'è anche l'ex biancazzurro Matteo Politano, attaccante centrale a sorpresa, e De Frel con Matri in panchina. Prima dell'avvio c'è il doveroso ricordo delle popolazioni terremotate con un minuto di raccoglimento. Pronti via, e al secondo c'è un'occasionissima divorata da Caprari tutto solo dinanzi a Consigli, che riesce a deviare la sua conclusione in angolo. La risposta dei locali al terzo è affidata a Duncan, che impegna centralmente Bizzarri. Ancora Pescara pericoloso all'undicesimo con un tiro di un soffio al lato. La squadra di Eusebio Di Francesco sembra accusare l'impegno di giovedì scorso con la Stella Rossa, e così al diciottesimo ancora il portiere emiliano è impegnato con un tiro violentissimo dalla distanza di Brugman. Di Francesco si arrabbia dalla panchina, ma i suoi non si scuotono, e al poco dopo arriva la beffa con il gol del Sassuolo e con una conclusione di De Frelle, che con un tiro violento supera sul proprio palo il portiere Bizzarri. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0, risultato a dir poco bugiardo per il Pescara, che si ripresenta in campo nella ripresa desideroso di acciuffare il pareggio. Al nono c'è però uno spavento per i biancazzurri con un tiro a fil di traversa di Berardi. Il Pescara non ci sta e al tredicesimo ci prova anche Valerio Verre con una zampata che trova ancora la risposta di Consigli. Il canovaccio della gara, avere il Pescara attaccare e fare anche tanto possesso palla. Ho domanda in campo bei back per Ben Ali prima di subire il raddoppio al 22esimo con Berardi, che con un eurogol mette la vittoria quasi in ghiaccio. Per la squadra del presidente Sebastiani è una punizione severissima e figlia anche della poca precisione in zona rete. Il neoentrato Payback si vede per la prima volta al 25esimo con un tiro a fil di palo. Si arriva così nel finale quando con Manai e Mitrizza in campo il Delfino tenta il miracolo e trova al 35esimo la rete del 2-1 con il neoentrato attaccante albanese, che poi un minuto dopo si divora il 2-2 allungandosi la sfera tutto solo davanti a Consigli. Nel finale al 44esimo Duncan sbaglia davanti a Bizzarri prima di un'altra grande parata di Consigli su Zampano. La gara termina così con un risultato bugiardo e dopo 90 minuti che il Pescara per larghi tratti ha dominato. Ora la sosta e poi l'Inter, ma prima gli ultimi giorni di mercato con l'Escott in arrivo dall'Aston Villa. E proprio su quest'ultima notizia del servizio, in realtà dobbiamo registrare il fatto che Jolyon Lescott non sarà a Pescara. Infatti il forte difensore inglese in uscita dall'Aston Villa ha sottoscritto un contratto biennale con la squadra greca dell'AEK di Atene, quindi Lescott non verrà a Pescara. Ma torniamo alla partita di ieri a Reggio Emilia con le dichiarazioni dei due allenatori, Oddo e Di Francesco. Dobbiamo fare una bella crosta a quella che è la Serie A, abituarci, capire che quando crei devi cercare di metterla dentro. Quello che avremmo dovuto fare nel primo tempo per 5, 6, 7 volte, e poi in Serie A trovi giocatori come De Frel, come Berardi, che hanno un'occasione e ti fanno gol. E purtroppo è così, un pizzico di sfortuna anche ha contribuito al fatto che usciamo da un campo sconfitti con demerito, certamente,
ma poi alla fine i meriti vanno sempre alla squadra che vince, perché se da un lato c'è stata una squadra, la nostra, che ha giocato, ha creato e non meritava di perdere, dall'altra c'è stata una squadra che ha meritato di vincere perché è stata più cinica di noi. E quindi prendiamo e portiamo a casa, e dall'altra parte io sono contento perché esco rafforzato e con la convinzione che avevo prima, e questo è un gruppo, una squadra che può fare molto bene, che ha grande qualità, che ha convinzione in quello che fa e deve solo... Soddisfatto per questa vittoria, però sotto sotto lo possiamo dire, Eusebio, un po' dispiaciuto perché hai regalato un dispiacere, scusami il gioco di parole, al Pescara. Ah, ma al di là del dispiacere, devo dire che il Pescara, ad essere oggettivo, avrebbe meritato qualcosina in più, però sono un pochino... Mi ricorda un pochino le partite che facevo il primo anno io di Serie A, dove magari giocavi anche bene contro squadre che di un livello, in questo momento come siamo diventati un pochino noi, siamo cresciuti, però alla fine portavi a casa niente. Devo fare solo i complimenti al Pescara per l'atteggiamento, per come ha affrontato la partita, ma anche alla mia squadra, perché alla fine, anche se in sofferenza, perché venivamo da un tour de force veramente importante e si vedeva, è riuscita a saper soffrire e poi portare a casa i tre punti. Avete visto le streghe nel primo tempo, Pescara che avrebbe meritato il vantaggio, però nel calcio quando non si segna, voglio dire, si rischia di perdere le partite come è accaduto al Pescara. Sì, sì, ma capita spesso. Ti devo dire che può succedere in questo campionato dove si alza la qualità, hai detto una grossa verità, perché se c'era una squadra prima mezz'ora che meritava era il Pescara, noi eravamo un pochino, dal punto di vista dell'attenzione, dell'applicazione, dei movimenti sia difensivi che offensivi, stavamo un po' dormendo, e questo per me si lega anche tantissimo a quella che è stata un po' la nostra trasferta a Belgrado, perché siamo tornati alle 5 di mattina di venerdì per cercare, diciamo, una giustificazione alla nostra prestazione. Eusebio, ultime due domande prima di lasciarti agli altri colleghi. La prima sul fatto che probabilmente la tua squadra ha pagato la gara giocata giovedì a Belgrado con la Stella Rossa, e poi la seconda, perdonami per questa domanda, ma oggi questa sera sembrava di giocare allo Stadio Adriatico, si sentivano almeno dalla tribuna solo i tifosi del Pescara. Ma il Pescara ne porta tanti di tifosi, perché io devo fare i complimenti prima di tutto ai tifosi per l'atteggiamento, per il modo come sono venuti a fare la partita, ma in questo stadio ospita benissimo gli avversari. Noi siamo un piccolini come pubblico, spesso non dico che il Pescara è come se avesse giocato un pochino in casa oggi per la gente che è venuta, ma anche tanti amici miei sono venuti tifando Pescara, per quello mi dispiace per il Pescara, ma ovviamente è il mio lavoro e porto a casa volentieri questi tre punti. E ora scendiamo in Lega Pro, ripresa degli allenamenti per il Teramo dopo la sconfitta con deludente prestazione di sabato a Lumezzane. La società è vigile sul mercato alla ricerca di un centrocampista per sostituire Amadio, che è approdato al Latina, ma si cerca anche un attaccante, possibilmente di struttura. Invece oggi alla ripresa degli allenamenti ha parlato a proposito di attaccanti il sindaco Marco Sansovini, che ha analizzato il post lumezzane. Abbiamo sbagliato un po' di cose, non solo la reazione, la mancata reazione, che poi magari c'è stata leggermente dopo, siamo riusciti ad andare un pochino più avanti, a trovare almeno un paio di volte il tiro, però diciamo che è stata una partita, soprattutto il secondo tempo, da una parte da dimenticare e da una parte da ricordare bene. Invece è chiaro che siamo ancora una squadra, secondo me, in fase di rodaggio comunque, perché a parte alcuni uomini siamo tanti nuovi, e pur se lavoriamo da un mese e mezzo comunque per formare una squadra non è, diciamo, ancora presto, però siamo consapevoli che ormai il campionato è iniziato, quindi dobbiamo accelerare i tempi, però sono abbastanza ottimista. Ma non sto sicuramente ancora al 100%, come penso tutti i giocatori di questo campionato. Sicuramente alla prima di campionato è impossibile essere, non so, percentuale abbastanza relativa, perché magari dipende anche dalla settimana come va, i carichi di lavoro, cioè quella settimana che stai un po' meglio, settimana che carichi di più, sei un pochino più appesantito. Non sono come nessuno è al 100%, però posso dire che sicuramente stiamo lavorando molto bene durante la settimana. Abbiamo peccato in movimento oppure peccato nell'ultimo passaggio, però quello ci può stare, voglio dire, non è che è l'errore tecnico
che va condannato, quello ci sta, non è assolutamente un problema. Alcune azioni buone le abbiamo fatte sicuramente e dobbiamo continuare a riproporre queste le cose fatte bene, dobbiamo continuare a riproporle e migliorare sicuramente quello che di negativo c'è stato. Finisce qui la seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23 e poi vi ricordo tra poco alle ore 21 in diretta l'appuntamento con Replay, il settimanale di Enrico Rocchi per commentare la performance di ieri del Pescara sul campo del Sassuolo. Grazie per l'attenzione e buona serata.